Nessuna epoca ha visto l'esistenza di tante immagini quante ne sono presenti oggi. Siamo infatti invasi da immagini e da parole, naturalmente, che attraversano le nostre vite e i nostri contesti. È un flusso inarrestabile, incessante, senza inizio né fine. Ma l'immagine non è l'immaginazione. L'immagine di per sé ambigua, ambivalente ed è esposta a molteplici interpretazioni. Tuttavia, anche quando è un'immagine virtuale o di fantasia, ci presenta ciò che è qui, di fronte a noi. L'immaginazione, al contrario, rimanda a ciò che non è ancora, ciò che può essere pensato ma che non esiste. Come direbbe il Platone della Repubblica, l'immaginazione ci presenta una città a parole, non la città reale o la città in movimento. L'immaginazione è una possibilità che può produrre realtà, ma non in modo meccanico o necessario. Ecco allora che diventa chiaro il nesso tra immaginazione, possibilità e futuro. Questo nesso è dato dal fatto che qui siamo nella dimensione di un'assenza che può farsi presenza, di un pensiero che può farsi realtà, di una potenza che può farsi atto, ma che non necessariamente diventa tale. Al contrario di quanto potremmo pensare, questa dimensione dell'immaginazione e del futuro, della possibilità e della pura pensabilità non è caratteristica della nostra epoca, dominata dalla tirannia dell'immagine, dalla tirannia di ciò che è presente e di ciò che è meccanicamente realizzabile. Ecco allora perché da alcuni decenni facciamo fatica a pensare il futuro in una modalità che non sia semplicemente l'estensione quantitativa e tecnologicamente avanzata del presente. Proviamo a pensarci. Quando immaginiamo il futuro a livello collettivo, per esempio nel cinema di fantascienza, siamo in grado di pensare quasi esclusivamente a distopia. Ecco allora che il programma Pensare il futuro, presentato dalla Fondazione San Carlo, ha lo scopo di fornire strumenti e materiali di riflessione proprio su questa nostra incapacità di pensare il futuro, ricostruendone anche le cause storiche e le questioni filosofiche di lungo periodo. Le radici di questa incapacità sono recenti. La storia del pensiero filosofico e politico è ricca di meditazioni sull'avvenire, soprattutto a partire dall'età moderna, in corrispondenza con l'affermarsi dei concetti di progresso e di utopia, il futuro è stato visto come un orizzonte su cui proiettare speranze e desideri, magari in opposizione a un presente, considerato incompiuto, limitante, limitato, perché incapace di offrire all'uomo l'opportunità di dispiegare appieno le sue potenzialità e di appagare i suoi bisogni. Tali esercizi di immaginazione e di costruzione del futuro, particolarmente fervidi in periodi di crisi, comprendono naturalmente un ampio spettro di sfumature. Si va dai programmi di riforma graduale della società all'idea di una sua trasformazione radicale e repentina in senso rivoluzionario, come spesso abbiamo visto in età moderna. Ad accomunare la maggior parte di questi progetti è la convinzione che la realtà non sia statica e immutabile, ma possa essere messa in questione e modificata in modo più o meno profondo. In breve, la possibilità e l'immaginazione costituiscono due parole chiave per poter concepire e immaginare il futuro. Dunque, proprio ciò che sembra essere oggi assente e che ci costringe a vivere in un eterno presente. Senza allora la possibilità, l'idea di possibilità e lo sguardo immaginativo, il nostro rapporto con il tempo si riduce a una stanca e meccanica ripetizione di ciò che è e di ciò che è stato, fino a giungere a una cristallizzazione di ciò che è dato, di ciò che è considerato come naturale, come necessario, come immutabile e che chiude ogni spazio di progettualità sociale e politica. Su questi temi abbiamo intenzione di proporvi i materiali con i quali abbiamo pensato al nostro progetto relativo al futuro.